benvenuti in questo nuovo video che oggi dedico a uno dei profumi vintage della mia collezione. Oggi vi parlo di un vecchio profumo che è un flanker di Angel di Thierry Mugler. Si tratta di Angel Violet. Questo è un flacone ancora splash e il flanker di Angel Violet è stato creato nel 2005. Io l'ho già praticamente messo nel mio portaprofumo perché a me piace applicare i profumi spray e non amo molto i flaconi splash anche per una questione secondo me igienica e poi perché ho la sensazione di riuscire a vaporizzarlo meglio con il portaprofumo. Allora, questo profumo è stato creato niente meno che da François Caron, che è la sorella di Oliver Cresp. Oliver Cresp è l'autore, il creatore di Angel, dell'Angel Classico, che è uscito nel 1992. E questo profumo mantiene veramente quello che è comunque il DNA di Angel Classico, con tutta una serie di diversità, di differenze, delle quali vi parlerò in questo video. Questa creazione di François Caron ha come nota centrale la viola, una viola che però è una viola candita, una viola zuccherosa, che mi ricorda tantissimo i confetti che io trovavo da bambina nelle pasticcerie e nei negozi di dolciumi, quelle violette candite buonissime che ci lasciavano un alito profumato di fiori di viola. Per quanto riguarda il flacone, questa che io ho appunto è una versione splash, però ci sono altri Angel Violet che sono in flaconi disegnati in maniera diversa con un tappo allungato di colore viola. E sono molto molto carini anche quelli. E mentre il liquido in questa versione qua che ho io molto vecchia è di un colore tendente al marrone, anche abbastanza scuro, nell'altra versione si vede proprio un liquido di colore viola. Purtroppo non è più in commercio e non ve l'ho messo tra i profumi primaverili, anche se secondo me questo è proprio un profumo bellissimo per la primavera perché risulta essere molto più delicato rispetto all'Angel Classico, ma essendo che non c'è in commercio, che si trova difficilmente se non attraverso contatti con o collezionisti privati o persone che vendono profumi vintage, non mi sembrava il caso di inserirlo nella rassegna di profumi dedicati alla primavera. Ma sono sicura che qualcuno di voi probabilmente ce l'ha ancora nella sua collezione. E per quanto riguarda le note, questo profumo è stato definito un profumo orientale floreale, però rimane comunque un profumo gourmand, proprio perché ci sono proprio degli accordi dentro gourmand, come quello di Angel Classico, che è il padre, il capostipite di tutti i profumi gourmand. Quando è uscito Angel, veramente è stata una bomba, un profumo che ha un po' rivoluzionato l'arte della profumeria creando una nuova tipologia di profumi. Nelle note di testa abbiamo già la viola, la foglia della viola in verità, assieme allo zucchero e assieme alla nota del giacinto che gli dà un sentore un po' acquatico e un po' ozonico. Questa nota di giacinto era molto presente nei profumi anni 80, anni 90, all'interno di piramidi olfattive veramente molto molto complesse, ma oggi la troviamo ancora che ricorre ogni tanto in profumi che sono per lo più ozonici e acquatici. Però direi che quello che prevale fin dall'inizio è questo sentore di zucchero, quasi di zucchero filato. Nel cuore poi abbiamo proprio la viola come nota centrale del profumo che si accompagna alle note legnose. E come note di base abbiamo il patchouli, abbiamo tanta tanta vaniglia come nell'Angel Classico. E infine il muschio di quercia, che è una nota che a me piace tantissimo, che oggi non si trova più in profumeria, nei profumi attuali, perché è stata tolta, è stata praticamente
proibita da quelle che sono le norme internazionali e che purtroppo limitano tantissimo i nasi nella creazione dei profumi. Il musco di quercia lo abbiamo trovato fino al 2012 anche nel mitico profumo di Dior, in Miss Dior, ma in tanti altri, e conferiva quel sentore un po' animalico, un po' verde allo stesso tempo, e che veramente mi piace moltissimo sentirlo dentro nelle fragranze, e qui ancora lo troviamo. Per quanto riguarda il patchouli, è forse un po' meno presente rispetto all'Angel classico, dove il patchouli veramente è un patchouli importante in Angel del 92, quello di Oliver Crisp. È buonissimo, a me sulla pelle mi risulta un po' come un profumo confettoso, bello proprio per questo periodo della Pasqua, perché non è il gourmand quello che viene voglia di indossare quando fa tanto tanto freddo, quando la temperatura arriva magari anche a zero o nel periodo natalizio, ma rimane molto soave, molto delicato, molto molto elegante come profumazione. Peccato che insomma non ci sia più un profumo Angel che abbia delle note di viola predominanti, anche perché la viola veramente è tra le mie note preferite. E, per esempio, io adoro tantissimo il profumo Insolence di Guerlain, proprio per questa nota di viola molto dolce che caratterizza tanto questo profumo. La creatrice di questo profumo veramente ci ha dato tante altre creazioni degne di nota, tra cui l'Iris Nobile di Acqua di Parma e collaborazioni con profumieri del calibro di Francis Kurkdjian per quanto riguarda Acqua di Parma, ma non solo, ha lavorato anche per Hermès, che sappiamo essere uno dei marchi commerciali che veramente hanno fatto la storia della profumeria e ci ha dato delle fragranze davvero indimenticabili. Tornando al nostro Angel Violet, io spero veramente che facciano qualche altro flanker basato sulla nota della viola, perché adesso è uscito una versione molto fruttata anche per l'estate, che anche il Fairy non è male, però sono molto affezionata a questo vecchio proprio per via di queste note. E fatemi sapere anche voi se per caso ne avete qualche vecchio flacone nella vostra collezione, io me lo conservo gelosamente. E per quanto riguarda Angel Violet, direi che ho finito, e prima di salutarvi volevo dirvi che ho aperto un profilo Instagram che è rimasto lì silente per parecchio tempo, ma oggi ho deciso di caricare il mio primo video che feci ancora ai tempi di Giardino di Rosa Spina, quindi tanti 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 anni fa, dove recensisco il mio primo profumo e dove mi sono vista molto molto timida in quel video, però un po' alla volta credo che inizierò a mettere qualche video e a scrivere qualcosa, non con costanza, non prometto di essere costante su Instagram, perché io sui social spesso passo dei periodi dove proprio rimango veramente assente, a parte YouTube dove mi vedete un po' più spesso, però anche lì potete andare a vedere qualcosa che io pubblicherò nei prossimi giorni. E questo è tutto per quanto riguarda Angel Violet. Ci vediamo nella prossima recensione profumosa e vi mando un grosso abbraccio. A presto, ciao a tutti!